Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati e bentornate sul mio canale. Oggi in questo nuovo video demo vi mostro quanto è semplice e veloce applicare degli strass sul tessuto utilizzando questa simpatica penna di precisione che ho scoperto qualche mese fa e di cui oggi non posso più fare a meno. Questo strumento si chiama Easy Crystal Pen by Knorr Prandtl. Ha un prezzo molto economico ed è possibile trovarlo sia online che nei negozi fisici. Nella confezione troviamo la penna in cui è già stata inserita una mini stecca di glitter, il tappo e il foglio illustrativo con le istruzioni in diverse lingue. E ora vi mostro subito come funziona. Ciò che dovremo fare è semplicissimo. Posizioniamo il mirino di precisione nel punto in cui vogliamo applicare lo strass sulla stoffa. Spingiamo verso il basso la penna e come vedete lo strass si trova proprio nel punto in cui volevamo applicarlo. Questi strass che sto utilizzando non sono dei comunissimi strass in plastica, ma sono dei veri e propri Swarovski colorati. Le ricariche degli Swarovski potrete trovarle anche in confezioni singole per essere applicati sulla carta oppure sul tessuto. E ora vi mostro proprio come è possibile intercambiare le ricariche. Come vedete la penna è dotata di due fori, uno d'uscita e uno d'entrata. Nel foro d'entrata è presente un simbolo che ci aiuta a capire in che verso dobbiamo inserire la stecca. Spingiamo la stecca all'interno della penna fino ad allineare il primo strass con il mirino. Ora siamo pronti a decorare qualsiasi tessuto o carta. Come per magia i nostri strass si incolleranno alle nostre superfici grazie all'adesivo contenuto nelle stecche. Successivamente però i nostri Swarovski dovranno essere fissati al tessuto con l'utilizzo del calore del ferro da stiro. Mi raccomando, per conoscere quali sono i tessuti su cui non è adatto l'utilizzo di questi strass, qual è la temperatura adatta per fissare gli strass con il ferro da stiro e le istruzioni di lavaggio del vostro tessuto, leggete il foglietto illustrativo presente in ogni confezione della penna e delle ricariche degli Swarovski colorati. Beh, che dire dopo tutte queste spiegazioni tecniche? Amo questo strumento perché mi permette di realizzare delle decorazioni particolari in modo facile, veloce e preciso e sono veramente contentissima di averlo scoperto. Bene, spero che questa piccola demo vi sia piaciuta e che potrà esservi utile e spero di aver risposto a tutte le vostre curiosità sull'applicazione degli strass e per qualsiasi domanda o informazione lasciatemi tantissimi commentini e io vi risponderò con molto piacere. E se non siete ancora iscritte sul mio canale iscrivetevi per non perdervi tutti i miei nuovi video e i miei tutorial precedenti. Condividete questa piccola demo con le vostre amiche creative e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!